E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ragazzi, è passato un po' di tempo, ci sono state le vacanze di mezzo durante le quali mi sono dilettato con questi TikTok, non so se li avete visti. Sto cercando un po' di trovare la quadra, come sempre i vostri feedback li apprezzo e ve li chiedo, no, proprio per piacere, se avete qualche consiglio da dare, insomma, sui contenuti che si potrebbe portare. Come avete visto, sto cercando di portare un po' di, come dire, di shitposting, no, non è neanche il termine giusto, contenuti alla TikTok, ma un po' come quello di oggi di contenuti seri. Sto facendo una miniserie sulla sicurezza alla TikTok maniera, cioè videini di un minuto, no, digeribili, sperando di portare un po' di contenuto utile per l'appunto anche su quel social. Comunque oggi non volevo parlare di questo perché ci eravamo lasciati, come dicevo poco fa, con in pieno caos, no, post hack del wallet Solana, del wallet Slope. Poi sono successe un po' di cose, no, ci sono stati un po' di notizie soprattutto legate all'arrivo del merge, no, e ormai si avvicina sempre di più questa data, e stavolta sembra quella definitiva, perché contrariamente al passato, quando comunque si iniziavano a vociferare, no, alcuni target di date, se vi ricordate, lì per lì non c'erano particolari reazioni, soprattutto da parte dei miner. I miner sono quelli più coinvolti in prima persona, perché, caspita, i miner si vedono portar via tutto il loro guadagno dal mining di Ethereum, che cioè era veramente tanta roba. Io conoscevo alcuni miner di Ethereum, chiaramente non dei colossi, però alcuni che avevano dei bei rig di GPU e ci facevano bei soldi. Comunque il mining è un'attività interessante se la si sa portare avanti nel modo corretto, e vedersi spegnere, no, completamente la chain proof of work per virare al proof of stake può essere un impatto non da poco. E da lì, se vi ricordate, c'erano le prime speculazioni: ma dove andranno? Andranno su Ethereum Classic, andranno su Raven Coin, andranno qui, andranno lì. E appunto c'è stato il pump di Ethereum Classic, no? Se vi ricordate, guardate, Ethereum Classic Bitcoin ha avuto un pump pazzesco, ha fatto tipo 3x in pochi giorni, proprio perché adesso la domanda che tutti si fanno è: dove andranno a finire questi miner? Ricordiamoci che non c'è solo il discorso del mining e della chain, perché se tu poi vai a minare una chain che non serve, senza infrastruttura, quella chain poi di fatto non ha valore. Immaginatevi Ethereum attuale togliendogli gli oracoli come Chainlink, togliendogli le stablecoin, togliendo la DeFi. Sì, ti rimane una chain potenzialmente utilizzabile per creare smart contract, ma dove i principali attori dell'infrastruttura mancano. E già se mancasse l'oracolo, per dirne una, che è una colonna portante del mondo smart contract, vedi Chainlink per l'appunto, e il valore crollerebbe tantissimo, perché togli tantissimi use case, cioè, o meglio, devi ripartire da zero. E quindi questo è un po' il discorso del momento, no? Quindi cosa succederà a Ethereum dopo il merge? Dove andranno a finire i miner? E vi dicevo, stavolta il merge è più palpabile proprio perché i miner sono attivi su ciò, cioè non è che fanno finta di niente. Dicono: bene ragazzi, io vi propongo questa cosa, vi propongo quella. E nello specifico la proposta che ormai sembra quasi certa, e dico quasi certa perché tre exchange, se non sono rimasto indietro, dovrebbero essere tre: Poloniex, Bitmex e forse Mexc, adesso devo vedere bene, o forse Gate.io, non mi ricordo, ero rimasto a tre. Hanno già listato in anticipo, quindi delle sorte di futures, li possiamo vedere in questo modo. Di fatto su Bitmex sono effettivamente dei futures, sono proprio dei derivati. Sugli altri sono dei token che si chiamano proprio ETH Proof of Stake ed ETH Proof of Work, che puntano, no, a capire il rapporto tra l'uno e l'altro che ci sarà. E al momento è inutile che vi dica che è qualcosa come 93-7, no? Il totale chiaramente è il 100%, e viene prezzato molto poco l'Ethereum Proof of Work e molto di più l'Ethereum Proof of Stake. Questo è un po' il dibattito del momento. Quindi il fork avverrà, avrà valore, cosa accadrà, Ethereum Classic che ruolo avrà in tutto questo, e sarà uno degli argomenti centrali proprio di oggi. Il secondo argomento importante
quante sono le, riguarda invece più strettamente Bitcoin, e si parla come sempre delle notizie macroeconomiche, quindi degli appuntamenti più vicini, quelli appena passati, altrettanto importanti, e di come si potrebbe comportare appunto Bitcoin alla luce di questi eventi. Poi abbiamo qualche notizia spot, però non vi volevo fare impazzire di notizie meno, non lo so, minori tra virgolette, perché vorrei lasciare anche un po' di spazio alle vostre domandozze. Allora, io direi che partiamo con due domandozze spot e via, così poi partiamo con partiamo con macroeconomia, Ethereum, così giusto le lega, disinstalla TikTok. No ragazzi, dai, secondo me è divertente, c'ha il suo perché, non sottovalutiamolo. C'è un lag audio video che sembra il fuori onda di Rai 3 con l'intellettuale che commenta i film bulgari. No, mi spiace ragazzi, ma è così terribile. Mamma mia, è così terribile. Community presente anche ad agosto, siete fantastici. Ciao Luca, stai continuando ad accumulare CRO, potenzialmente a quanto potrebbe arrivare in bull market? Guarda, ovviamente non ti so dire il target di prezzo, perché ti direi un numero a caso, nel senso cercare di... no lag, perfetto, no lag, tanta roba. Ti dicevo, darti dei target di prezzo ti farei il Nostradamus della situazione, e lo sai cosa ne penso io su chi cerca di predire i prezzi futuri. Non credo che si possa fare, però ti posso dire che io sto come da obiettivo, no, del mio portafoglio, avevo fatto il video anche dedicato proprio alla mia strategia specifica su CRO, io ho allocato, punto ad allocare, perché adesso stiamo andando avanti, finirò l'allocazione a fine anno più o meno, nell'arco di 6 mesi arrivare ad avere il 2% del mio portafoglio cripto, che è il 25% del totale, allocato in CRO. Quindi sul totale ho lo 0,5, quindi considera questo. Quando io dico che sono esposto a CRO, significa che se CRO va a zero, immaginati, io ho perso lo 0,5% del totale. Questa è la mia allocazione, quindi ovviamente non, cioè lungi da me volermi sovraesporre ad un altcoin, ma nemmeno CRO, ma nemmeno le altre. Se tu conosci la mia allocazione, sai che sulle altcoin io sono estremamente cauto, proprio perché ne conosco i rischi e ne conosco la volatilità. Comunque sì, è tutto da programma, non ho variato nulla per ora sull'asset allocation. Poi c'è un lag di Como, no dai. Allora, ignora le domande di chi non ha l'abbonamento. No ragazzi, io le leggo un po' a caso le domande, in realtà non me lo fa neanche vedere, credo, chi ha l'abbonamento e chi no. Sapete che non ve lo spammo neanche di abbonarvi, non è quello l'obiettivo. C'è un punto di domanda sopra la tua faccia. È la mia perplessità, no? Sono le vignette. Ciao Luca, pack su OKB. Allora, guarda, io ti dico la verità, OKB non mi ha ancora convinto al 100%, per quanto a me piacciono le exchange coin e a me piace OKX come exchange, perché comunque vi ho fatto anche il video tutorial, no? Vi ho descritto un po' come funziona tutto ciò che ha, ed è un bel exchange a mio parere. E però ci sono due coin, non token, che sono OKB e OKC, mi pare. Uno è quello della chain, perché ha la sua chain, la OK Chain si chiama, che è una chain su Cosmos, creata col Cosmos SDK, appartenente quindi al mondo Cosmos, legata con l'IBC, dovrebbe averlo attivato da poco l'IBC o essere in fase di attivazione, ma c'è su poca roba su quella chain lì di fatto, no? Quindi non c'è tutto sto incentivo a interessarsi. Mentre l'altra coin, quella dell'exchange, che mi pare sia OKB a sto punto, aspettate che lo controllo, facciamo così, controlliamo insieme su CoinMarketCap per evitare di dirvi delle cazzate. Allora, OKB, vediamo se è lei. Allora, OKB rank 50, quindi secondo me questa è quella dell'exchange, che in effetti ha una performance non male nell'ultimo periodo, esattamente come le altre exchange coin. Non so se avete visto come hanno performato bene rispetto al mercato. Mentre OKT, scusate, che è OKC token, è quello della chain.
E presumo sia correlato all'andamento di OKB, però non, ripeto, non ha tutti questi use case da volermi, cioè da attrarmi. Ecco, questo è un po' come la penso io. Se dovessi scegliere tra i due, secondo me è più interessante OKB, però non mi ha ancora convinto. Ecco, non, perché ad esempio, cioè, se unissero entrambi in un unico token con tutti e due gli use case, già sarebbe meglio. Tuttavia, la chain è ancora indietro se la paragonate, ad esempio, la Binance Smart Chain, cioè siamo obiettivi, no? Alla fine quello che conta è esattamente quello. La domanda che arriva lato exchange, quindi con i parametri dell'exchange, numero di utenti e quant'altro, e dall'altra parte la domanda lato chain, che però in questo caso è splittata sull'altro token. Torniamo a noi, torniamo a noi. Allora, FTT, esatto, io detengo al momento FTT, BNB e CRO come exchange token, ma è semplicemente appunto la mia asset allocation che ormai sapete. No? Ve l'ho condivisa con molta trasparenza, secondo le mie opinioni, le mie ricerche, le mie idee, quindi non è un consiglio di fare la stessa cosa anche voi. Sapete come la penso anche su questo, continuo a ribadirlo. Voi cercate di capire ciò che per voi può avere più valore in futuro. Tornando a CRO, il valore futuro di CRO dipende molto dall'andamento, no? Della piattaforma in questione. Ultimamente non è che abbia proprio fatto impazzire, no? Visto che i tagli che ha fatto sui cashback e sulle reward della carta, che è sempre stato il suo prodotto di punta. Però ecco, la domanda da farsi è: Crypto.com continuerà a crescere, continuerà a offrire servizi di qualità oppure no? Ed è da lì, no, che si deduce il valore di CRO. E dall'altra parte la Kronos Chain, anche lì stessa cosa, numero di transazioni, volumi movimentati, gas speso di fatto, è ciò che crea domanda per CRO. Sono sempre queste due le cose. Adesso andiamo a vedere, prima di dare un'occhiata a Bitcoin, che come vedete sta seguendo un canalino ascendente. Molto lento, è molto faticoso. Guardatelo questo sul. Ciao, buonanotte. Col trackpad è un delirio. Sul breve termine, questo piccolo canalino qua, chissà se continuerà così. Per ora la resistenza principale sopra la nostra testa è i 28.000, se ci volesse arrivare. Guardate invece com'è pulito il grafico della total market cap. Questo è veramente millimetrico quasi, no? Andiamolo a ingrandire un attimino che ve lo mostro. Allora, guardate che storia. Proprio un vabbè, la zona, il range di bottom locale, breakout, retest pulitissimo, higher high, retest sull'high precedente, e adesso apparentemente sta cercando, no, di fare un altro higher high. Vediamo poi come andrà a finire, però vedete che anche qua c'è questo canalino ascendente che è addirittura più pulito di quello di BTC, proprio perché. Non lo so, io ve l'ho sempre detto, il grafico della market cap totale lo trovo sempre un po' più pulito e, non so, meno rumoroso di quello di BTC, soprattutto per andare a fare un'analisi sulla price action, sui supporti e le resistenze. Nulla anche qui di fantasmagorico, ma ci fa vedere un po' la struttura che al momento sul breve è higher high e higher low, ci sia lo scioglilingua c'è. E però chiaramente macroscopicamente siamo ancora in una fase di forte ribasso e forte dominanza dell'offerta. Quindi per andare a invertire la situazione macroscopica c'è ancora tanta 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 strada da fare. La prima cosa, come sempre, è il recupero di quest'area. Quindi andare a chiudere delle candele sopra i 32.000 è il primo obiettivo da avere. Poi higher high, higher low su time frame più ampi, tipo il settimanale. Ethereum, come vi dicevo, è sotto l'occhio, sotto la lente di ingrandimento, e guardate anche Ethereum Bitcoin come è forte come trend, è veramente forte, guardate, sta andando ad attaccare molte resistenze e potrebbe addirittura andare ad attaccare il range high nella zona 0,09. Non ci siamo ancora vicini, però se guardiamo, mettiamo il settimanale, che così vediamo un po' meno di rumore. Vedete, adesso stiamo attaccando qua lo 0,076, che è un high locale, una resistenza importante, no? Quella prima del dump di aprile. E quindi una volta assorbito questo significa che Ethereum Bitcoin, quindi non parliamo della coppia contro il dollaro, ma contro Bitcoin, quindi un po' come si può dire, il flusso di capitale tra Bitcoin e la altcoin principale, qualcuno la chiama ancora così, è assorbita completamente l'offerta, cioè rimangiarsi tutto questo in bear market, tra l'altro, una cosa che
che non si è mai vista storicamente, fa riflettere, fa desta interesse. C'è chi dice addirittura che se Ethereum continua con una forza del genere, nel prossimo bull market potrebbe addirittura scavalcare Bitcoin. Io non mi pronuncio, anzi vi dico la verità, io non credo che il mercato sia ancora nelle condizioni di far scavalcare Bitcoin da Ethereum, non lo credo, ma tutto può succedere. Anzi, ve lo chiedo a voi, come la vedete? Vedete concreta questa possibilità, è reale, oppure non ci siamo ancora e c'è da aspettare ancora del tempo? Non lo so, ditemi un po' la vostra. Al di là di tutto, vedete, se andiamo a rompere anche poi gli 0,085, abbiamo rotto a rialzo questo grande range nel quale ci troviamo da maggio 2021, più di un anno, e andiamo in price discovery a rialzo, cioè veramente pazzesco. E la price discovery a rialzo non ha ancora molte resistenze, lo 0.1 e lo 0.15, che caspita, se si raggiungono anche quelle, poi il flip diventa neanche tanto lontano, no? Ritorniamo alle condizioni del 2017, chi di voi se le ricorda alzi la mano. Adesso andiamo a vedere un po' di notizie macroeconomiche, perché ci sono alcune date importanti e alcuni dati importanti. Allora, il primo dato importante del futuro, quindi arriverà dopodomani, mercoledì, quindi attenzione a mercoledì, abbiamo il dato sul CPI, il Consumer Price Index, quindi l'inflazione di fatto, no? L'inflazione, l'ultimo dato era molto molto superiore alle aspettative. Aspettate che dovrei avercelo qua, eccola, vedete qua abbiamo l'andamento del CPI negli ultimi mesi, c'è una lettura al mese, una viene esposto il dato una volta al mese dal US Bureau of Labor Statistics, che è il responsabile della gestione della raccolta di questi dati, e come vedete il 10 di agosto prossimo, dopo domani, alle ore 8:30, che sono le 14:30 italiane, abbiamo il dato di luglio del mese precedente. Il dato di giugno, quello erogato a luglio, era 9.1 con un'attesa dell'8.8, quindi di 0.3 in più. E questo di fatto si pone in un trend di inflazione crescente. Come vedete, il dato non è ancora ritracciato, fa sempre massimi più alti. E fin tanto che abbiamo una situazione di massimi più alti, la Fed è improbabile che vada a fare un passo indietro, no? A diminuire la stretta sui tassi di interesse. Quindi la prima cosa che dobbiamo vedere, ed è molto importante, è vedere una flessione dell'inflazione, quindi un abbassamento rispetto al valore scorso. Le previsioni del mese di luglio, quindi del dato di dopodomani, si aspettano un ribasso, quindi si aspettano che il top dell'inflazione sia stato temporaneamente raggiunto, si aspettano un 8,7. Se il dato dovesse essere molto più alto, addirittura più alto del 9,1, quindi un nuovo massimo di nuovo subito, senza neanche un po' di ritracciamento, sarebbe lo scenario peggiore. Non c'è il FOMC ad agosto, quindi c'è da aspettare fine settembre per il prossimo rialzo dei tassi. Tuttavia il mercato mi aspetto che almeno un po' prezzerebbe, no, questa inflazione crescente. Considerate che stavolta, essendo il FOMC a fine settembre, ci saranno due dati sul CPI, questo e quello che sarà il 10 di settembre all'incirca, no? Nella prima metà del mese di settembre, quindi il FOMC di settembre ragionerà su questi dati e non solo, e prenderà la decisione in base ad essi. Quindi forse questo dato avrà anche un po' meno impatto sul mercato rispetto ai soliti, perché di solito ogni mese c'era il FOMC con l'intervento sui tassi. Tuttavia non è l'unico dato importante inerente la possibilità di aumento dei tassi oppure no, perché, cioè scusate, aumento dei tassi è certa, ma di quanto, cioè aumento forte o meno forte. L'altro dato importante è uscito qualche giorno fa, il 5 di agosto, ed era il dato sui non-farm payrolls, che sono il numero di buste paga dei lavoratori, dei salariati, gli stipendiati non appartenenti al settore agricolo. Non farm non vuol dire che escludono quelli che farmano sulla DeFi, ma quelli che farmano nel mondo reale, no? Quindi il settore agricolo. Scherzi a parte, le attese erano di più 250.000, che significa che rispetto al dato scorso, al mese scorso, ci sono 250.000 buste paga in più, quindi nuovi salariati. Il dato effettivo era di 528.000, più del doppio delle aspettative, e questo con
un concomitante calo del tasso di disoccupazione al 3,5%, che è, se non erro, il minimo da inizio anno, qualcosa del genere, o forse anche dall'inizio del 2021, non mi ricordo. Ricordo che avevo visto il dato ed era molto basso, e questo, no, stona un po' col discorso della recessione, perché a questo punto ci si chiede: ma com'è possibile che siamo effettivamente in recessione con una forza lavoro, cioè con un mercato del lavoro ancora così forte, no? Perché di fatto mostra forza. E infatti è ciò che ha utilizzato la Casa Bianca per difendere la sua tesi, secondo la quale, nonostante i due trimestri consecutivi di PIL negativo, di diminuzione del PIL, non si è l'America non è in recessione. Questo è un po' il punto, no? A noi cosa interessa? Abbiamo parlato di FOMC. Come mai questo impatta sul FOMC? Perché la Fed di fatto ha due obiettivi. Il primo è mantenere l'inflazione sotto controllo, cosa che al momento non è proprio centrata, diciamo, e il secondo chiaramente è di non andare a rallentare troppo l'economia, perché se tu alzi i tassi per contenere l'inflazione, perché aumenti il costo del denaro, quindi diminuisci di fatto la domanda, e poi così facendo abbassi i prezzi, questo è un po' il contenimento dell'inflazione. Dall'altra parte però, così facendo, rallenti l'economia. Rallentare l'economia significa che le aziende licenziano o assumono meno, perché producono meno, perché si possono indebitare con più difficoltà, e questo aumenta il tasso di disoccupazione. Il fatto che il tasso di disoccupazione sia basso e sia in ribasso addirittura, diciamo che dà cartucce in più alla Fed per poter continuare la politica di rialzo dei tassi con più forza. E non a caso, se andate a vedere questo strumento del CME, che va a prezzare, va a far vedere quanto prezza il mercato, probabilisticamente parlando, il prossimo rialzo dei tassi, notate come un più 75 punti base è schizzato al 65% di probabilità. Prima era la metà, era il doppio per i 50 punti base. Il mercato prezzava il fatto che con buone probabilità, insomma, l'aumento successivo era molto più debole degli scorsi, quindi 50 punti base. Adesso le cose sono cambiate proprio perché i dati sul lavoro sono stati incoraggianti e permettono alla Fed quindi di colpire ancora un po' senza penalizzare troppo appunto il mercato del lavoro e l'economia. Dopodomani uscirà il dato sul CPI e quello sicuramente impatterà, quindi vi consiglio anche di tenere sotto controllo questo tool che permette di capire, no, come il mercato prezza il prossimo rialzo dei tassi. Il mercato effettivo, cioè quindi il prezzo degli asset, che sia Nasdaq o che sia Bitcoin, non è stato impattato più di tanto, no? Quindi, anzi, il Nasdaq secondo me sta andando anche meglio di Bitcoin in questo periodo. Guardate, cioè Bitcoin è un po' più debole del Nasdaq da un punto di vista di rimbalzo in essere, no? E questo, come sempre, no, fa fare domande su cosa avrà già apprezzato il mercato, cosa no, e ci fa capire come non esiste una regola fissa che se succede A allora succede B dopo sul prezzo. È difficile, no? Il mercato è uno strumento veramente complicato e dipende da tantissime variabili. Comunque, questo era l'angolo macroeconomico, quindi attenzione a mercoledì, che è la data importantissima per via del CPI. Vediamo come sarà il dato. Se il dato sarà inferiore alle aspettative, molto bene, potrebbe continuare il rally frelli. Se sarà superiore alle aspettative o comunque in zona, no, del dato precedente, quindi non una flessione importante, e combinato col fatto che il lavoro è, cioè la disoccupazione è in calo, con buona probabilità direi che si va a apprezzare già un aumento di 75 punti base, quindi si potrebbe rallentare un po' il recupero, però è tutto da vedere. Questo è quanto. Poi la seconda parte, come vi dicevo, le seconde cose importanti riguardano Ethereum. Poi fa fare domande se valga la pena correre il rischio dell'investire nelle cripto. E guarda, il fatto è che le cripto ora come ora sono molto correlate al Nasdaq e all'azionario americano, perché bene o male gli attori che ci investono con forza sono un po' gli stessi, cosiddetti istituzionali, però c'è da domandarsi se sarà sempre così o se questa sarà soltanto una fase. E quindi decidere, no, in base a questo, ma non solo, cioè anche in base alla volatilità, in base a cosa si crede che possa essere il futuro, quello che si crede possa essere il futuro delle cripto.
si decide l'allocazione del proprio portafoglio in cripto, oppure se averlo o no, non è mica obbligatorio. Luke, ma sei in Egitto? No, no, sono in Italia, ragazzi, sono qua. Perché guardi le chart contro BTC e non contro USD? Ma perché sono molto correlate tra loro le altcoin, no? E quindi se le guardi contro USD c'è il rischio che siano tutte molto simili. Mentre contro BTC ti fa vedere quelle che sono più o meno forti appunto contro Bitcoin. E quindi capisci i trend, quelli, cioè ciò che è importante secondo me, visto che comunque le alt le guardo soprattutto lato speculativo, è capire è più forte Bitcoin o è più forte quella alt, perché se è più forte Bitcoin non ha senso andare a cercare la posizione sulla alt che poi ti rende comunque meno di Bitcoin, no? Tanto vale tenersi fermi su Bitcoin, mentre se l'alt è più forte, alt BTC in uptrend, allora ti vai a cercare la posizione magari per poi ottenere più Bitcoin in, nel momento in cui la chiudi, se la chiudi in profitto. Ma in generale, perché mi interessa di più la forza relativa delle alt contro BTC per un tema di correlazione. Luca, una domanda: ma col fork di Ether come facciamo ad avere gli Ether raddoppiati sulla rete forcata da dumpare immediata subito? Allora, la risposta è, secondo me, esattamente come è accaduto in passato con i fork di Bitcoin, tu ti troverai, io mi immagino MetaMask che avrà nelle reti che, alle quali puoi puntare, la rete Proof of Work e la rete Proof of Stake. Quindi io mi immagino una cosa del genere, tu non devi fare niente, perché nel momento in cui avviene il fork, lo split della chain, quello storico, cioè il punto zero, il blocco di split, viene usato come riferimento. Quindi se tu hai 10 ETH, ti ritrovi 10 ETH Proof of Stake e 10 ETH Proof of Work. Li chiamo così, ma chiariamoci, Ethereum ETH Proof of Stake è Ethereum, ETH Proof of Work è questo fork, diciamo, che vogliono creare. E quindi poi in base agli exchange che listeranno o non listeranno, tu potrai depositarli lì, dumparli e prelevarli sull'altra chain Proof of Stake. Io mi aspetto una cosa del genere, cioè sono certo sul fatto che non devi fare nulla, perché quando c'è un fork, se tu hai le coin nel tuo wallet su Ledger, MetaMask eccetera, non devi fare nulla. Se ce le hai su un exchange, l'exchange deve supportarle, quindi mi raccomando, tienile se vuoi comunque usufruire dello split, tienile su un exchange che supporta lo split, un exchange sicuro. Quindi mi raccomando, evita magari exchange esotici solo perché hanno lo split, allora piuttosto tienili su wallet, no? Questo è un po' il discorso. Dati i recenti eventi, potresti cogliere l'occasione per ampliare le recensioni di hardware wallet. Ce n'è uno che mi ispira, dovrebbe essere Keystone. Ha fatto una partnership con MetaMask che sembra più affidabile. Guarda, volevo parlare di Coldcard, che è uno molto uno dei più sicuri in assoluto, ma è Bitcoin only. E poi magari sì, segnalatemi wallet che ritenete interessanti, che io di solito lo compro, faccio il video e poi faccio il giveaway. Ricordatevi di reimpostarlo alle impostazioni di fabbrica poi. Poi, parlaci della price action recente di BNB. Ragazzi, è un tuono BNB, eh. È un tuono recentemente. Allora, va che roba, ha fatto dei nuovi massimi all time high contro Bitcoin. Ve l'ho detto, sto grafico fa paura, impressionante. Cioè fa paura nel senso che inizia a essere anche esteso, quindi attenzione. Le exchange coin hanno performato molto bene, guardate anche FTT per dire, rispetto alla media del mercato. FTT ha fatto un breakout anche lui da 000116, arrivando in questa zona. Considerate che questo picco è un po' un'anomalia, quindi non va neanche troppo considerato, secondo me è stato proprio una sorta di pump and dump quasi locale, e quindi anche qua, togliendo questo picco, siamo in zona all time high, cioè è una forza impressionante. OKB, era OKB giusto? Vediamo OKB, BTC, come sta andando pure lui. Vedete, anche lui è un all time high di fatto, o no? Eh sì, è in all time high pure lui. Cioè le exchange coin in questo periodo stanno performando alla grande, tranne CRO,
Crow ha avuto il suo dampone, no? Dopo il a partire da giugno, cos'era? No, maggio, quando hanno annunciato, insomma, i cambiamenti sui cashback e tutto un po' tutti quei passi indietro lì, ha avuto la sua fase ribassista. Adesso deve riacquisire forza, magari con qualche annuncio positivo. Vediamo un po' cosa accadrà nel prossimo futuro per CRO. Allora, io volevo adesso approfondire un po' alcune cose su Ethereum, perché allora, guardate, innanzitutto, come vi dicevo, alcuni exchange hanno listato, fatemi metterla dark mode che ogni volta me la rimette light, hanno listato ETH POS, vedete che è una sorta di future, no? Vedetelo così, questo è su Poloniex se non erro. Poloniex è l'exchange di Justin Sun, che probabilmente è amico di qualche miner di quelli lì che vogliono forkare, ed è stato il primo a dire: ragazzi, io supporto anche il fork. Poi dice: io lo faccio per voi, no? Così potete usare tutto, potete fare quello che volete. Poi di fatto sappiamo bene, no, gli exchange quali interessi hanno. E c'è ETH POV ed ETH POS. In sostanza, su Poloniex, se non ricordo male, è possibile al momento fare proprio lo swap da un Ethereum a 1 più 1, no? Dei due. Eccolo qua, infatti. Vedete, c'è la pagina swap dove si può swappare un Ethereum per un ETHS più un ETHV. Quindi è come se ve lo forcasse già. E infatti il prezzo tiene conto di questo, no? Altrimenti ci sarebbe un arbitraggio fattibile. Un ETH, il prezzo di un ETH è uguale alla somma del prezzo dei due fork. E al momento abbiamo il proof of stake a 1650. 50 e il proof of work a 120, vedete 0,068 ETH, 0,933, vedete abbiamo un 93% sul proof of stake e un 7% all'incirca sul proof of work, e la somma danno il prezzo di un Ethereum, proprio per un tema di arbitraggio. Quindi al momento il mercato prezza un valore immensamente più alto per Ethereum proof of stake, quindi quello proposto da Vitalik, dalla Ethereum Foundation e dai, insomma, quello post-merge, ecco, quello più che continua la chain attuale. A tal proposito, vedete che alcune infrastrutture come Chainlink proprio hanno detto che loro non supporteranno la chain proof of work. Vi faccio vedere dove è scritto. Eccolo: users should be aware that forked versions of Ethereum, including proof of work forks, will not be supported by the Chainlink protocol. Tenetelo a mente questo, non c'è più Chainlink, quindi manca in sostanza tutta la DeFi, manca un po' tutto quanto. Senza un oracolo come Chainlink, la DeFi è difficile, no, che esista. Quindi questo chiaramente toglie del valore a Ethereum proof of work. Di fatto è una chain un po' zoppa da questo punto di vista. Vediamo un po', vi butto lì anche, sempre da prendere con cum grano salis, come tutti gli scritti di Arthur Hayes, però i suoi pipponi non lo so, io me li leggo sempre volentieri ma con scetticismo, cioè lui fa le sue predizioni, quelle lì io le metto da parte e però leggo i ragionamenti che secondo me sono interessanti, e io quindi ve lo condivido con, insomma, incitandovi anche a darci un'occhiata, ripeto, con scetticismo sulle price predictions, perché quelle lì sono sempre un po' arte divinatoria, secondo me. In sostanza, Arthur Hayes fa un esercizio mentale di immaginazione, la chiamo così, del prezzo di Ethereum post-merge su vari scenari. Vedete, scenario 1, Fed pivot, che in sostanza significa che le manovre della Fed diventeranno un po' meno aggressive perché l'inflazione è arrivata al massimo, inizia a recedere, e quindi vedete future rate cut addirittura, che vabbè è molto future, e resumption of balance sheet expansion, quindi non più il quantitative tightening ma il quantitative easing di nuovo, quindi money printing. E poi il secondo fattore, la seconda domanda è: il merge avrà successo oppure no? E in base a quello ci sono tutte le permutazioni, come l'esame di statistica insegna, riguardanti proprio questi due fattori. Quindi Fed pivot, successful Ethereum merge, che è quello che lui si aspetta, no Fed pivot, successful Ethereum merge, no Fed pivot, eccetera eccetera, no, tutti i vari scenari. Io vi bypasso tutto il ragionamento, se no staremo qui fino a domani.
Ma è un ragionamento interessante, vi dico la verità, che fa pensare appunto a lui che secondo lui la Fed inizierà a rallentare la politica di aumento dei tassi e poi in futuro inizierà ancora a decrementare i tassi ed eventualmente a stampare moneta, in vista anche delle elezioni che ci saranno a fine anno, insomma un po' di cose. Vi faccio solo un appunto, se non ricordo male questo era uscito prima però dei dati sull'occupazione, quindi questo potrebbe un pelino cambiare le cose, o almeno le tempistiche. Allora, Expected Value Matrix, dov'è? Eccolo, allora qua ci sono tutti gli scenari e la sua attesa. Si aspetta che se il merge ha successo e la Fed inizia a rallentare le sue politiche di aumento dei tassi, quindi Fed Pivot, il suo obiettivo sono $5,000. Perché? Adesso vi dico anche il perché, dov'era che lo spiegava. Vi ripeto di prendere sempre con le pinze queste predizioni, perché nessuno sa predire il futuro, nemmeno Arthur. In realtà è molto, la butta lì molto facile, dice la bullish come nell'ultimo ciclo rialzista, e quindi la barriera psicologica di 5,000, che era la stessa, se non erro, no, era il vecchio all time high. Giù di lì era 4.008, esatto, quindi dice boh, più o meno il mio target è quello lì, no, in maniera molto 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 easy. No Fed Pivot più successful merge. Dunque, che cosa dice? Fa un po' di calcolo, insomma un po' di statistica, un po' di calcoli, quindi arriva a $3,562, questo è il suo calcolo, e molto conservativo tra l'altro secondo lui, insomma fa tutte le sue teorie basandosi sui dati storici principalmente e sul ratio Ethereum Bitcoin. Poi ci sono gli scenari un po' più brutti, quindi unsuccessful merge più no Fed Pivot, lui guarda il low recente, Fed Pivot più unsuccessful merge, in questo caso anche lì fa un po' di calcoli e dice che ritorna indietro in zona 1600, no? Giù di lì. Comunque al di là di questo può essere interessante, qui ci sono alcune insomma possibili spunti operativi, no? Utilizzando anche hedging. Come sempre sono articoli interessanti perché mettono insieme dei dati macroeconomici, dati storici, un po' di idee, opinioni personali. Ripeto, le predizioni vanno un attimino prese con le pinze, perché mi sembra che sia diventato un pelino troppo bullish su Ethereum, Arthur. Le ultime notizie volanti proprio. Tornado Cash è stato dichiarato illegale negli Stati Uniti, quindi il tesoro, il Dipartimento del Tesoro americano sanziona Tornado Cash, tutti i suoi smart contract, gli address in questione, e il suo grant Gitcoin, quindi le donazioni, non si può più fare donazioni o si è punibili, e basta, quindi non si può più interagire col protocollo o donare in America, altrimenti si è punibili a livello federale. E questo perché secondo loro incentiva molto il riciclaggio, no? Solite storie, effettivamente è molto usato per il riciclaggio, però come dire, la privacy è anche un diritto a parte, no? Forse, se vogliamo, lì qui si aprirebbe una questione molto, molto ampia, che forse non è il momento di affrontare, però dove finisce il diritto alla privacy, che secondo me è un diritto che ognuno dovrebbe avere? E per arrivare, no, alla sorveglianza, cioè quanto è giusto sorvegliare e controllare laddove c'è una zona grigia, dove uno strumento di privacy può essere usato in modo lecito o illecito, cioè come si fa a gestire una situazione simile? Non è facile, non è assolutamente facile. Ultima cosa, la CeFi HODLNaut ha bloccato proprio oggi i prelievi e gli scambi, tutti i servizi. Quindi quando sembrava che fosse, diciamo, questo effetto contagio fosse terminato, Triaros Capital, Celsius, Voyager, tutte le varie CeFi coinvolte, no, una dopo l'altra, HODLNaut arriva e fa oggi tocca a me. E quindi, nel senso, sempre occhi aperti, sempre guardia alta, perché il rischio nelle CeFi è ancora più alto del solito. Il mercato non si è ancora stabilizzato, siamo ancora in una situazione potenzialmente rischiosa, molto più pericolosa appunto del solito. Questo direi che è quanto. Adesso passo la parola a voi, riapro il graficozzo di Bitcoin.
Tac, 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 vediamolo un po' anche sul settimanale che ci fa bene ogni tanto. Allora, la news di oggi di Eagle, bravo, esatto. Oggi il Benjamin, il CEO di Elrond, ha detto che novembre sarà un mese importante per Elrond. Aspettate che ve lo faccio vedere. Allora, Benjamin, tac. Non so se era di oggi o di ieri il tweet, di ieri infatti. Come vedete, allora, dice che stanno facendo dei nuovi prodotti, nuovi strumenti, un po' di improvement, no, alla chain di Elrond. E dice NFT tools, quindi nuovi strumenti per gli NFT, Max 2.0, quindi Myer Exchange 2.0, e arriveranno presto, potenzialmente anche già questo mese, quindi ci sono ottimi progressi, eccetera, ma c'è molto altro. E poi aggiunge, dov'era? Eccolo qua, no, qua sopra in realtà l'ha detto, i prossimi mesi sono il riscaldamento, novembre sarà straordinario. Non c'è niente di più, no? Non viene specificato cosa accadrà a novembre, però mette un po' di FOMO, che ultimamente sembra andare di moda, no? Fare l'annuncio dell'annuncio, un po' di FOMO, no? Non guasta mai, anche se ora non è proprio periodo. Tuttavia, io non sono esposto a Elrond e non credo che, cioè non ho intenzione di esserlo, ma non perché non mi piace la chain o chissà che, ma perché semplicemente ho scelto altri layer one, no? È una mia scelta personale, non ho nulla contro Elrond assolutamente, ma prediligo altre chain, ecco, questo è un po' il mio discorso, e sicuramente vale la pena seguirlo su questi aggiornamenti, su queste novità. Ma Aave, qualche news sulla DeFi? In che senso? Su Optimism hanno lanciato la fase di reward, quindi ci sono un po' di OP farmabili, ma niente di spettacolare. Non so se avete visto, ve lo faccio vedere, giusto per tac, agree. Allora, Optimism Market, eccolo. Come vedete, dunque, lato supply, vabbè, a parte Aave stesso, che è ciò che concentra di più le reward, sulle stable abbiamo un 1% in più, nulla da urlare al miracolo. Sui borrow anche qui abbiamo un 1% di media, quindi nulla di esageratamente allettante. Se non erro, anche Curve, optimism.curve.fi, dovrebbe aver lanciato i pool incentivati. Fatemi vedere se dico cacate. Sì, di poco barra niente. Peccato. No, allora forse non era su Optimism, era su un'altra chain. Eppure no, mi sembrava qua. Che aveva al momento del lancio, forse era sul 3 pool, che al momento del lancio c'era molta meno liquidità e di conseguenza c'era un APY più alto. Se infatti andiamo a vedere DeFi Llama, dovrebbe essere aumentata di parecchio la TVL su Optimism. Va che roba. Optimism ha fatto un pump di TVL, è raddoppiata in pratica, no? Dopo l'ultimo round di incentivi, proprio perché arrivano i farmer, no? Selvaggi, che dove vedono i PY farmano come pazzi. E quindi questo è, vedete, Aave soprattutto è quello che ha visto il change più grande. Synthetix, ne parleremo di Synthetix, perché ci sono cose molto interessanti. Velodrome, anche lui è interessante, è un altro, un DEX in sostanza, esclusivo di Optimism, una sorta di curva alternativo, possiamo dire, con più asset. E come vedete, no, abbiamo un bel aumento, ma la DeFi di per sé sta vedendo un po' di incrementi, no, di TVL. Dunque, APY, qua c'è un errore di sicuro. Soprattutto il trend del momento sono i DEX di prodotti derivati, come GMX, come Perpetual Protocol, Synthetix, è un po', secondo me, appunto, i prodotti strutturati e derivati sono un po' un possibile trend. Poi, mi spieghi come funziona il fork di Ethereum per chi ha preso i BET su Binance, se li ho in liquid swap? Questa è una bella domanda, è una gran bella domanda. C'è da capire se Binance ti darà la coin forcata oppure no. C'è da capire un po' quello. Mi informerò. Secondo me non è ancora stato detto nulla, perché Binance non si è ancora pronunciato sul supportare oppure no i vari fork.
Però io credo che se li supporterà anche per non disincentivare i suoi staker, non lo so. Sono curioso di vederlo, se airdropperà, perché lui di fatto, se tu hai BETH, lui ha i tuoi ETH in staking, quindi li dovrebbe avere entrambi, no? Delle coin forcate e no. Quindi mi aspetto che te le dovrebbe dare se vuole massimizzare il potenziale per gli utenti. Quindi io da Binance mi aspetto un sì. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ti sei perso il liquid staking di Stader Lab su BSC? Me lo sono perso. Me lo sono perso, hai ragione. Hai ragione. Luca, ho visto che su OKX danno il 10% sulla stablecoin EURT. Hai controllato se ci sono dei massimi? Aspetta un attimo. Allora, aspettiamo. No, wallet, ho ciccato. Allora, earn. Su EURT hai detto, eccolo, vedi? No, aspetta, 15 giorni, però secondo me c'è un limite. Infatti, beh, 4.000 EURT, c'è il limite di 4.000, più di 4.000 non si può, mentre il 5% a 30 giorni con un limite di 10.000. EURT, guarda, è quella di Tether, quindi se tu, diciamo, ti fidi di USDT, ti fidi anche di EURT. Sono la stessa cosa, di fatto. E questo è, nel senso, i meccanismi sono gli stessi di redemption con gli euro tramite Tether, e l'azienda che c'è dietro è la medesima. Quindi questa è la variazione, cioè esattamente come USDT, come USDT. Poi guardiamo i layer 1 su DeFi Llama, volentieri, volentieri, vediamo come va la battaglia tra i layer 1, che ce l'avevo già aperto qua, DeFi Llama, Chains, vediamo chi vince. Allora, al momento abbiamo, vabbè, Ethereum, Tron, con la sua USDD ha ciucciato un bel po' di TVL, BSC, Avalanche, Solana, Polygon, Kronos, Optimism e Arbitrum, guardatele qua come stanno arrivando a rompere le palle. Arbitrum più 40%, Optimism più 273%, e beh, Polygon anche lui sta aumentando, Solana in decremento, Avalanche è in decremento nell'ultimo mese, Ethereum è in aumento, BSC pure. Phantom ormai ha visto tempi migliori, direi. E quindi attenzione ai layer 2. I layer 2 sembrano in un bel uptrend, soprattutto se continuano a pompare incentivi, a stampare moneta, no? Come si suol dire. Io non sono ancora interessato ai token dei layer 2, vi dico la verità. Non mi piacciono ancora perché c'è ancora da capire meglio il loro ruolo nel mondo. Però di una cosa sono certo, i layer 2 cresceranno. Di quello sono abbastanza certo. Beh, Solana ha visto tempi migliori anche lui, ma tiene sempre la sua top 5. Vediamo per quanto, perché adesso, ragazzi, Optimism e Arbitrum stanno arrivando a rompere le palloz. La carta di Ledger quando? Bella domanda, non ne ho più saputo niente. E mi ero iscritto alla mailing list, ma non ne ho più saputo niente. Bene ragazzi, io dunque, vedo che usi Brave come browser, come ti sembra? Ma guardi, io mi trovo bene. Il loro token, guarda, non guadagni niente, ti dico la verità. In passato si guadagnava un po' di più, adesso non ci guadagni una mazza, quindi lascialo pur lì il loro token che è. Non ne vale la pena, non ne vale la pena. Bearish flag? Ragazzi miei, io mi auguro di no, perché non sarebbe bello vedere adesso un altro dampolone così. Non sarebbe bello, qua c'è un po' da vedere la situazione, no? Al momento siamo in una fase di respiro, io lo chiamo respiro, no? Che va avanti ormai da un po' di settimane, quindi non è soltanto un rimbalzino così, però chiaro è che, cioè, vedete come il precedente high è ben lontano, quindi la struttura è ancora estremamente bearish, il mensile non ne parliamo. C'è da fare tanta 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 strada se vogliamo recuperare. Ora come ora, sì, è più da cercare l'entry short. Infatti, io non ve l'ho più detto, ma la coperturina, se arriviamo ancora in zona 28-30 mila, no, con difficoltà,
un incremento della copertura short, io lo cerco sempre. Ora come ora la struttura è questa, ahimè, mi spiace, mi piacerebbe poter essere bullish, ma non faccio un po' fatica. E il come si dice, gli eventi che potrebbero instillare, no, un po' di confidenza nel mercato potrebbero essere il merge che va bene e il Fed pivot, come dice Arthur. Alla fine se la Fed ricomincia a stampare moneta, è paradossale, ma è così, cioè la stampa della moneta, che è un'operazione di certo non piacevole, no, per l'economia, perché abbiamo visto che cosa causa soltanto altra inflazione, però è ciò che va a far crescere di prezzo gli asset. L'economia ora come ora funziona così, non è proprio il massimo, no? E bene ragazzi, io vi direi, da oggi bisogna accettare la ricompensa su crypto.com del supercharger di ETH. Grazie per l'informazione, grazie mille. Grazie mille. Bene ragazzi, io direi che ci possiamo salutare. Noi tanto ci rivediamo mercoledì, quindi freschi di CPI, ragazzi. Attenzione a mercoledì, questa è sarà il titolo di oggi probabilmente, o forse no, vediamo. E occhi aperti, perché adesso quel giorno è importante. Seguiamo bene queste dinamiche dei fork, mica fork di Ethereum. Insomma, il fine estate sarà bello caldo, io mi aspetto un settembre scottante, no? Tra il FOMC, il FORK, il FORMC, insomma un casino, qua è una telenovela, ste cripto sono meglio di una serie TV, non ci si annoia mai, amici, ci vediamo mercoledì, non mollate, non scappate, anche a Ferragosto noi saremo qua in live da bravi pazzi furiosi, non si molla mai, non ho neanche visto che giorno sarà Ferragosto. Che giorno è Ferragosto? È nel weekend? Quando è? Vediamo, dai, ditemi che giorno è Ferragosto, forza, lunedì, bene, allora live di Ferragosto, no, lì forse non la facciamo, potrebbe essere un'eccezione, potrei non essere in condizioni di farla, va bene ragazzi, comunque facciamo uno step alla volta, potremmo farla live durante la grigliata, no? Falò, griglia, birra, e nel frattempo ci guardiamo due grafici e chissà cosa ne salta fuori, di certo nulla di buono. Amici, noi adesso guardiamo davanti, non stiamo a andare a fare insomma cose troppo lontane, mercoledì siamo qua, questa è la prima certezza che vi do, quindi fate i bravi, tenete duro, non mollate, sempre carichi. Buona serata e a mercoledì.